Ma quindi fatemi capire, da dove esce l'aria? Quando parliamo di stomia intendiamo un intervento in cui l'intestino viene diviso in due parti. Quindi la parte che finisce sulla pancia, che è quella terminale, proprio per questo motivo è quella che farà uscire tutto, aria e feci. Se stai pensando che questo sacchetto diventa una mongolfiera, è proprio così. Quando si produce tanta aria, il sacchetto tende a gonfiarsi molto e l'unico modo che abbiamo per controllare l'aria è avere una giusta alimentazione. Poi vabbè, al massimo giochiamo con i gavettoni.